La festa 2014 di Natale, gli auguri di Natale, gli scambi con i dirigenti, i genitori, i ragazzi più o meno grandi, prima squadra, juniors, come sempre quando il gruppo sportivo Madonna del Latte chiama da più di 30 anni, bene o male molti arrivano. Mirko Pescari, presidente del gruppo sportivo Madonna del Latte, uno degli ospiti, ma a questo punto è uno della società, insieme alla società rionale che è Andrea Massetti, presidente della rionale. Poi abbiamo il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, e la Federazione Italiana Gioco Calcio con Mauro Maggi. Presidente, le parole sono sempre quelle, però ripeterle potrebbe essere una consuetudine, però è un dato di fatto, non è facile dare continuità a cose come quelle che voi avete messo in piedi e state continuando a fare. Ma è indubbiamente sempre un momento bellissimo, lo scambio degli auguri del weekend dell'Immacolata ormai è una tradizione della Madonna del Latte, e quest'anno è ancora più larga perché i numeri ci stanno dando grandi soddisfazioni. Stiamo riscuotendo un successo forse anche non sperato, non cercato. Forse diciamo che è vero che la coerenza e la serietà e l'impegno, poi non è vero che siano valori superati, sono in realtà messaggi che la gente recepisce e che sinceramente ne viene attratta, evidentemente. Come al solito, sempre tanti bambini. Se non avessimo i bambini, Madonna del Latte non avrebbe senso. Madonna del Latte è nata con il settore giovanile, domani mattina si disputerà una gara fra la classe 74, che sono stati i primi ragazzi, sono i miei coetanei, che hanno cominciato il settore giovanile della Madonna del Latte nel 1983, e da allora in poi Madonna del Latte ha sempre voluto dire prima di tutto settore giovanile. Oggi è un settore giovanile a sostegno di una prima squadra che ormai da 6 anni fa un campionato di promozione, e speriamo di continuare. Probabilmente attualmente siamo la squadra di promozione che ha dato spazio al maggior numero di giocatori che provengono dal nostro settore giovanile. Scusa se poco. Allora, signor sindaco, una a destra e a sinistra dobbiamo andare per par condicio, lo sa, no? Lei me l'insegna. Allora, sempre le stesse parole, però ripeto, poterle dire di anno in anno vuol dire che sostanza c'è, no? Sì, una Madonna del Latte con una società sportiva che rappresenta a modo suo un unicum, perché di fatto, l'ha detto già il Presidente, non soltanto per i risultati sportivi che consegue la prima squadra, che comunque sono assolutamente dignitosi e di rilievo, ma per il settore giovanile che da sempre l'accompagna, che la caratterizza, direi che è una società fra le migliori, più significative del nostro territorio, e che con grande piacere stasera sono qui perché credo che il calcio è uno sport meraviglioso, ma quando è fatto poi dai bambini diventa ancora più bello e importante. La Madonna del Latte questo spirito l'ha saputo cogliere benissimo, l'ha saputo cogliere da tanti anni, perché poi i fenomeni effimeri passano, invece qui il dato vero e fondamentale è che oramai sono più di 30 anni che questa società sportiva esiste, alleva e fa divertire decine, centinaia di bambini, lo ha fatto nel corso di questo trentennio, lo ha fatto bene, ed è per questo che l'amministrazione comunale vuole ringraziare questa società e colui che poi l'ha fondata, anche se oggi ha cambiato mestiere, perché Mauro Masi è stato un uomo di grande valore sportivo nel nostro territorio e gli va riconosciuto. Il nuovo presidente si farà, spero che si farà bene perché ha delle doti, ma io credo che a Mauro Masi vada riconosciuto una grande passione sportiva e un grande impegno sociale. Una battuta ultima con lei prima di andare con la società rionale, con Mauro Maggi. Abbiamo sentito questa sera sport, giovani, sociale, la società rionale assolutamente importante nell'organizzare insieme a tutti quello che poi è anche la serata di questa sera in parte. Poi non ultimo, noi registriamo qui la festa e in questa 7 di dicembre, domenica l'8, il giorno della Madonna, ci sarà questa inaugurazione della chiesa ristrutturata presso il rione. Non sì. Manca nulla, sindaco? No, ma la Madonna del Latte è un grande rione della nostra città, molto popoloso, molto abitato. L'amministrazione comunale ci ha investito molto, come giusto che sia. La città rionale Madonna del Latte è una di quelle che più di tutte si impegnano per l'attività assieme all'amministrazione comunale, di questo gli dobbiamo dare atto, perché poi nessuno va da solo da nessuna parte, tutti assieme forse qualcosa riusciamo a ottenere. Giustissimo. Presidente, guardi, le chiedo, assolutamente, l'abbiamo sentito prima da Pompieropoli al parco inaugurato insieme all'amministrazione comunale,
abbiamo anche la società rionale Madonna del Latte, questa sera assolutamente non doveva mancare il presidente, ma anche tanti altri all'interno di questa società rionale che sono presenti questa sera. Andrea Massetti, la festa è bella, sei abituato ad organizzarne tante, con al centro sempre tanti giovani. Siamo felici di essere ospiti della società sportiva e orgogliosi sinceramente, perché comunque sia la squadra della Madonna del Latte porta il nome del nostro rione in giro per l'Umbria, quindi diciamo che non tutte le società rionali hanno questo privilegio, quindi noi siamo ben contenti di questa cosa. E chiaramente una collaborazione fattiva durante l'anno per dare la possibilità chiaramente ai giocatori in prepartita di pranzare con un pasto d'atleta nelle nostre sale sociali. Ne sembra poco? Cerchiamo di fare il possibile. Grazie Andrea. Signor Sindaco, faccio sfilare, sfilare Mauro Maggi. Allora, come sempre in molti hanno risposto, il Ponte Lungo, qualche ragazzino con la famiglia è andato in vacanza, però insomma voglio dire ha delegato. Complimenti ancora al gruppo sportivo Madonna del Latte, perché come ha detto il sindaco, se fosse qualcosa di effimero dura un anno, 2 anni, 10 anni al massimo. Qui siamo oltre 30, Sì, è vero, anche se adesso io un po' in una veste diversa, quindi, ma penso che... Stia attento a non fare Dottor Jack il Mr. Hyde, insomma, non si sdoppi, No, anzi... cercherò in tutti i modi di portare, intanto ringrazio il sindaco per le belle parole che ha avuto nei miei confronti, e voglio cercare di portare questa passione, questo amore per lo sport anche all'interno nel limite del possibile, diciamo del consiglio regionale. È molto difficile perché sono 350 società in tutta l'Umbria, 350 società che ragionano in maniera diversa. Io dico, magari diciamo ragionassero, avessero le stesse caratteristiche che ha la Madonna del Latte, perché secondo me sarebbe molto molto importante, ma non tanto sotto l'aspetto di risultati sportivi, che quelli sappiamo che un anno può essere migliore, un anno diverso, però sotto l'aspetto della coerenza, dello stare insieme e secondo me anche del rispetto dei ruoli, che questa è una delle cose che ho sempre detto al presidente e anche ai consiglieri. Ricordatevi che il rispetto dei ruoli è importantissimo, perché secondo me se non c'è rispetto dei ruoli non si può fare niente. È naturale che è la passione che ci deve accomunare. Quindi ringrazio in modo particolare a te, che sei sempre disponibilissimo, il sindaco veramente, che ci ha fatto veramente piacere, il presidente della Madonna del Latte, che tra l'altro era anche un ex calciatore che io ho allenato. Sì, infatti lei ha smesso di fare l'allenatore e lui il calciatore, il motivo ci sarà insomma. Ma perché è naturale, quando uno arriva a una certa età bisogna essere consci delle poche possibilità, e invece c'è ancora qualcuno che non lo sa. Qui si ritorna anche quindi, sui ruoli. Ecco, io direi che per quanto riguarda la federazione è sempre vicina a questi tipi di società, a tutti in modo particolare, a tutti in particolare, però anche una società come la Madonna del Latte. Allora, siamo in chiusura, l'augurio di buon Natale, facciamo una cosa incredibile, metto la mano qui, il sindaco che con lo sport ha sempre molto a che fare, la federazione ci vuole, allora Massetti che adesso si è dato alla pallavolo, ma è immancabile, abbiamo anche Polisport in maniera ufficiale questa sera, no, però voglio dire il presidente di Polisport che racchiude tutti coloro che fanno sport a Città di Castello grazie a tanti impianti gestiti o dati in gestione. Allora, auguri. Grazie sindaco, vuol dire niente? Basta così. Tanti auguri a tutti. Tanti auguri. Mi raccomando, auguri di buon Natale. Presidente. Buon anno. Ecco. Molto va.